Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, in questo giorno del Signore, Pasqua della settimana, in cui celebriamo il battesimo del Signore, preghiamo umilmente Dio nostro Padre, perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono. Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnova in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro. Per Cristo nostro Signore. Amen. Battezzati nello Spirito.
Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno. La destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo tuo diletto figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli rinati dall'acqua e dallo Spirito di vivere sempre nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore:
Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostatevi al Signore nel suo atrio santo. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Tuona il Dio della gloria. Nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è seduto sull'oceano del cielo. Il Signore siede re per sempre. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Carissimi fratelli e sorelle, dopo aver celebrato la solennità della manifestazione del Signore il 6 gennaio, la liturgia in questa domenica, che fa un po' da collante, potremmo dire, fra il tempo di Natale e il tempo ordinario, ecco, questa domenica del battesimo di Gesù raccorda un po' la fine del tempo ordinario, del tempo di Natale e l'inizio del tempo ordinario. Ecco che la liturgia ci fa riflettere non solo sull'evento che ha segnato l'inizio, potremmo dire, del ministero pubblico di Gesù, quindi il suo battesimo nel fiume Giordano, ma ci permette anche di riflettere l'inizio di una vita nuova per ciascuno di noi mediante il sacramento del battesimo che tutti noi abbiamo ricevuto. Ecco perché all'inizio della celebrazione non abbiamo fatto l'atto penitenziale e lo abbiamo sostituito con il rito dell'aspersione, proprio per ricordare il mistero nel quale ciascuno di noi è stato immerso e vivificato con il battesimo, il mistero pasquale di Cristo, di morte e resurrezione. Ma ci chiediamo: che significato ha il battesimo di Gesù? Aveva davvero bisogno di essere battezzato? Giovanni il Battista, lo abbiamo ascoltato poc'anzi nella pericope evangelica, voleva impedirglielo. Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. E Gesù gli risponde: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Il battesimo che Gesù riceve non è solo un battesimo di penitenza. Sappiamo che per i giudei era solo un rito penitenziale, vi si accostavano al battesimo riconoscendo i propri peccati. Vi è una manifestazione del Padre e la discesa dello Spirito Santo che conferiscono a quella situazione un significato preciso. Gesù è proclamato figlio amato, il compiacimento. Viene fuori allora questo rapporto intimo, confidenziale tra il Padre e il Figlio. Il Padre manifesta
questo compiacimento proprio con l'invio dello Spirito Santo, che è amore personificato, non è una semplice energia, una semplice forza, ma lo stesso amore personificato del Padre. Con questa manifestazione del Padre, allora, e la presenza dello Spirito Santo su di lui, Gesù riceve una sorta di investitura che lo abilita al suo ministero pubblico. Inizia, cioè, pubblicamente la sua missione di profeta mediante l'annuncio del messaggio della salvezza, la sua missione di sacerdote. Sarà lui l'unico vero sacerdote e l'unico vero sacrificio accetto al Padre, e inizia la sua missione di re. È lui il Messia, l'atteso come salvatore, l'atteso di tutti i tempi. Ora, cari fratelli e sorelle, il battesimo di Cristo viene per certi versi presentato da tutti gli evangelisti come il battesimo del nuovo popolo di Dio, il battesimo della Chiesa. Cristo è il Figlio amato, come dicevo poc'anzi, che offre l'unico sacrificio accetto al Padre. E allora è bello vedere nell'immagine di Cristo che esce dall'acqua il nuovo popolo che viene liberato definitivamente. Lo Spirito Santo, inviato dal Padre, rimane sul Messia affinché ognuno potesse riconoscere in lui l'inviato del Padre a portare il lieto annunzio ai poveri. E come ha ricordato e sottolineato il profeta Isaia nella prima lettura, come colui che è venuto a portare il diritto alle nazioni, a ridare la vista ai ciechi, a liberare coloro che sono prigionieri e che abitano nelle tenebre. Questa liberazione di cui ci ha parlato Isaia è avvenuta, carissimi fratelli e sorelle, è accaduta anche nella nostra vita mediante il battesimo. Siamo anche noi membra vive del corpo di Cristo, siamo partecipi del suo mistero pasquale di morte e di resurrezione, siamo abilitati anche noi ad una nuova vita nello Spirito, che ci pone questa condizione, non lo dobbiamo mai dimenticare, questa condizione di uomini nuovi ci pone nella comunione della famiglia trinitaria. Questo è il nostro destino, è il destino di tutti i battezzati. Ecco perché dicevo all'inizio che oggi deve essere anche per noi un momento di grazia particolare per far emergere o addirittura tirare fuori, qualora ci fossimo un po' assopiti, un po' addormentati nello spirito, ecco, mediante il ricordo del nostro battesimo potessimo ritirare fuori la pienezza della nostra identità cristiana. Siamo cristiani e allora dobbiamo vivere da uomini nuovi. Dobbiamo abbandonare l'uomo vecchio. Siamo anche noi rivestiti di Cristo. Grazie a Lui noi siamo e abbiamo la possibilità di essere come Lui. La sua umanità ci ha dato la possibilità, lo abbiamo ricordato più volte nelle feste del Santo Natale, la sua umanità, questo aver lasciato il seno del Padre e aver toccato la nostra povera materia, la nostra umanità, ci ha permesso di essere innalzati alla sua dignità divina. Il confratello Padre Pio, che qui veneriamo davvero in modo particolare perché custodiamo le sue spoglie mortali, e quello che sto per dire lo abbiamo ricordato
davvero tante volte qualche anno fa, quando abbiamo tracciato un itinerario pastorale proprio per riscoprire il nostro battesimo, ecco che Padre Pio diceva, e oggi ripete anche a noi, all'opera cristiano, all'opera cristiano, rammentati che per il battesimo ti sei spogliato dell'uomo vecchio e vestito del nuovo. Non lo dobbiamo dimenticare, carissimi fratelli e sorelle, anche se l'uomo vecchio facilmente tenta di riemergere nella nostra vita, non dobbiamo dimenticare che abbiamo la forza della novità dentro di noi. Siamo uomini nuovi, capaci di compiere opere nuove. E allora ricordiamocelo, Padre Pio ce lo dice oggi, ricordiamoci questo. Abbandoniamo l'uomo vecchio, teniamo a bada l'uomo vecchio e facciamo emergere ogni giorno questa novità che ha cambiato la nostra vita. Il battesimo ci apre, carissimi fratelli e sorelle, all'esperienza concreta dell'amore infinito e misericordioso di Dio. Ci apre, cioè, alla felicità senza fine. Il battesimo è la strada maestra per realizzare pienamente il nostro desiderio più recondito, più nascosto, forse nemmeno siamo consapevoli pienamente di questo, la possibilità, cioè, di raggiungere gli obiettivi più grandi, più alti, più nobili, quelli che danno senso e pienezza alla nostra vita presente e alla nostra vita futura, quella che sarà dopo che il nostro corpo mortale verrà risvegliato dalle tombe per risorgere insieme con Cristo a vita nuova. E allora auguri a tutti, fratelli e sorelle. La forza del battesimo sia davvero la luce che illumina quotidianamente la nostra vita. E chiediamo l'intercessione della Vergine Santa, qui la veneriamo con il titolo delle grazie. Invochiamo questa grazia perché possiamo anche noi percorrere fino in fondo la strada della perfezione, la strada della santità che porta alla comunione eterna nella famiglia trinitaria. Così speriamo e così sia. Ed ora, fratelli e sorelle, dopo aver ricordato il mistero nel quale siamo stati immersi mediante il battesimo ricevuto, vogliamo in questo momento rinnovare le promesse battesimali. Pertanto vi chiedo, rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinunzio. Rinunziate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinunzio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Rinunzio. Ed ora facciamo la nostra professione di fede. Canteremo il Credo, proprio per innalzare con forza la nostra volontà di vivere pienamente in questo grande mistero. Credete in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Io, Signore, amen. Credo, Signore.
credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo, Signore. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo, Signore. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù, nostro Signore, per la vita eterna. Amen. Amen. Fratelli e sorelle, nel battesimo siamo diventati figli di Dio. Verifichiamo se la nostra vita è conforme alla buona novella. Raccolti nella comune preghiera, diciamo: rinnovaci, Signore. Perché la Santa Chiesa, attraverso il battesimo, possa condurre gli uomini a Cristo, accogliendoli nella famiglia di Dio. Preghiamo. Rinnovaci, Signore. Perché i genitori, scegliendo il battesimo per i loro figli, possano impegnarsi nella loro educazione attraverso comportamenti coerenti di vita cristiana. Preghiamo. Rinnovaci, Signore. Perché tutti i ministri di Dio, sparsi nel mondo, portino a quanti a loro si affidano la speranza e la gioia della buona novella. Preghiamo. Rinnovaci, Signore. Perché i battezzati che si sono allontanati dalla fede, attraverso la nostra preghiera, possano tornare a sentire ardere in essi la fiamma dell'amore che li ha resi figli di Dio. Preghiamo. Rinnovaci, Signore. Perché l'Eucaristia che stiamo per celebrare rinnovi in noi il sentimento di adesione a Cristo, rendendoci messaggeri della sua parola. Preghiamo. Rinnovaci, Signore. Vi chiedo anche di elevare al Signore una preghiera per il nostro arcivescovo, Monsignor Franco Moscone, perché oggi ricorre il primo anniversario della sua ordinazione episcopale, perché possa essere sempre un pastore autentico secondo il cuore di Dio. Preghiamo. E vogliamo anche nel silenzio elevare al Signore tutte le nostre personali intenzioni, elevare a Lui tutte quelle preghiere che in questo momento sentiamo urgenti nella nostra vita. O Dio d'amore, donaci la grazia del tuo Spirito per essere chiamati davvero figli del tuo Figlio e giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
ci salvi. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome e del bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Ricevi, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre, celebrando la manifestazione del Cristo, tuo diletto Figlio, e trasformali per noi nel sacrificio perfetto che ha lavato il mondo da ogni colpa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel battesimo di Cristo al Giordano, tu hai operato segni prodigiosi per manifestare il mistero del nuovo lavacro. Dal cielo hai fatto udire la tua voce, perché il mondo credesse che il tuo Verbo era in mezzo a noi. Con lo Spirito che si posava su di lui come colomba, hai consacrato il tuo servo con unzione sacerdotale, profetica e regale,
perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia inviato a portare ai poveri il lieto annunzio. E noi, uniti alle potenze dei cieli, con voce incessante proclamiamo la tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata il giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimedi a noi i nostri debiti, come noi rimediamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Ogni nodo di Dio.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e Dio sarà salvo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. Dio misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, concedi a noi tuoi fedeli di ascoltare come discepoli il tuo Cristo, per chiamarci ed essere realmente tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, e con voi rimanga sempre. Amen. In ragione del battesimo ricevuto, glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Amen.